a te anche stasera siamo insieme e vogliamo veramente metterci insieme quando dico siamo insieme voglio intendere che siamo insieme siamo insieme non soltanto che guardiamo con una coda d'occhio come si usa dire ma che inquadriamo quello che stiamo facendo guardando insieme nella stessa direzione perché realmente non è mentre si fa qualcosa così superficiale, eh, leggiamo, ascoltiamo, quando andiamo al Signore dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione, perché se no riceviamo poco, riceviamo poco, è facile che riceviamo anche una parola che poi va a stimolare e allarga nelle vene del nostro essere il messaggio si allarga. Molte volte tu senti una parola, un verso, viene ispirato, viene ispirata che si aggancia a tante altre cose che tieni dentro e man mano ti crea un concetto che ti parla lo stesso, però quando ci mettiamo con un po' di attenzione in più non prendiamo sempre quel poco che possiamo prendere volando, prendiamone più che possiamo. Eh? Dio ci deve aiutare, perciò ci mettiamo insieme, insieme ci mettiamo insieme come io mi sono messo qui per parlare solo con te, per condividere solo con te, per ricevere solo dal Signore luce dalla Sua parola, mettiti allo stesso modo e insieme ci mettiamo e guardiamo verso la stessa direzione, perché è importante, il nostro essere è così bersagliato dalla mattina alla sera, di tutte queste cose che ci circondano. E, per esempio il nostro cristianesimo scende sempre più giù, perché si trova, ci troviamo realmente sempre in mezzo a tante spine che la parola non riesce a crescere. Noi per esempio andiamo al culto due volte a settimana, mezz'ora e mezz'ora, ma con due mezz'ore in una settimana. Vogliamo chiederci veramente quanto riceviamo e quando a casa abbiamo il tempo di metterci seriamente per leggere, meditare e pregare il Signore. I cristiani maturi si sono esercitati fin dal primo momento, ma chi non si è esercitato poi con quel nemico balordo che abbiamo che ci fa sempre rimandare, ci fa vedere sempre cose più importanti. Non lo facciamo mai, ma almeno quando ci viene data l'occasione, perché questa è un'occasione buona, tu non ti rendi conto quante migliaia di persone, migliaia di migliaia, gloria sia resa a Dio, che questo appuntamento lo ritengono sacro. Molti mi chiamano, si siedono in casa, si mettono il velo aspettano, è un culto bello e buono, un culto a distanza ma che è meraviglioso, perché poi dai 30 anni in su, 25, 25 anni in su, io non mi aspetto che ci siano tanti giovani perché non è una televisione di giovani, lo sappiamo, ma dai 25 anni in su, quelle anime che hanno affamate, che non hanno la possibilità di muoversi, che non hanno un altro... Un altro posto dove dirigersi per nutrirsi della parola del Signore. Questa è una grande mangiatoia. Veramente le pecore possono mangiare perché 24 ore al giorno ci aiuta. Chi non riesce a dormire la notte, chi per motivi di salute, chi per motivi dei problemi, chi ha dei bambini, chi deve, fare, deve guardare qualche anziano, è proprio un'occasione bellissima. Ti posso dire una cosa, questa è la chiesa più grande d'Italia. Sì. Perché non c'è una Chiesa che a tante spese ogni giorno sarebbe già fallita. Dio veramente è grande. Questa è la Chiesa più piccola, possiamo dire, piccolissima e la Chiesa più grande dell'Italia. Perché siamo insieme migliaia di migliaia e sono contento perché il Signore ci ha chiamato a qualcosa di speciale. Prego? Siamo pure in America, abbiamo come dice il, reg il regista, il uh, tecnico, abbiamo da tutte le parti che ci seguono, sul sito, su internet, da tutta, gloria sia resa a Dio. Ed abbiamo una corrispondenza continua e abbiamo migliaia, centinaia di migliaia di calendari che facciamo, centinaia di migliaia di Vangeli, di Nuovi Testamenti, 7.000 CD abbiamo fatto e il Signore ci incoraggia a seminare a più non posso ogni giorno, ci sembra sempre poco perché vogliamo fare di più, però mettiamoci insieme, camminiamo verso il monte, saliamo. Che vuol dire sta cosa camminare verso il monte? Beh, noi abbiamo bisogno di un equilibrio nel nostro cammino e c'è un altro modo di capire quando dobbiamo camminare di non perdere l'orientamento, cioè per sommi capi. Se la casa che noi dobbiamo andare si trova verso la collina, noi ci spostiamo verso la collina, ecco l'orientamento. Se invece dobbiamo andare ad una casa che è sulla spiaggia, noi ci spostiamo verso il mare. L'orientamento ci aiuta ad avere un'idea. Nelle, nelle cose del Signore l'orientamento viene trasferito non orientamento ma discernimento, di comprendere cosa e dove e come meglio camminare. Perché come nella no, nel nostro cammino quotidiano ci sono dei pericoli, così anche nel seguire... Le direttive nella parola del Signore abbiamo bisogno di discernimento perché qualche volta ci spostiamo verso il basso, poi per salire ti voglio e il nemico ci tira sempre più giù: devi tener conto che ci sono delle allusioni, eh, dei, dei metodi di linguaggio nella parola del Signore che parlano di tenebre, di luce, il contrasto, di. Sotto, sopra, quando si parla delle cose demonieche, sataniche, eh, basta perché il nemico ti vuole tirare sempre più in basso, ti vuole schiacciare. Lui lo vuole fare da padrone. Noi invece, se ci spostiamo verso l'alto, ci spostiamo verso Dio. Ecco queste immagini ci aiutano così quando noi camminiamo. Anche se non sappiamo con molta precisione se siamo al posto dove noi dobbiamo essere, ma non ci dobbiamo fermare e per avere un orientamento dobbiamo usare il nostro discernimento, come ho detto prima. Che discernimento? Se la casa è vicino al mare ci spostiamo verso il mare e camminiamo e la troveremo. Se la casa è sulla collina ci dobbiamo spostare verso la collina. Quando andiamo nella parola del Signore, troviamo verso il giù, verso il su. Guardiamo in questi simboli se riusciamo a trovare un poco di equilibrio. Eh? Leggiamo insieme. Noi dobbiamo protendere sempre a salire, perché quando saliamo andiamo verso Dio. Noi parliamo con i piedi di camminare verso l'alto, ma noi non intendiamo di camminare verso l'alto con i piedi. Camminare verso l'alto. Con il cuore e non verso il basso, che il nemico ci vuole tirare nella depressione, nell'ansietà, nello sconforto, nel peggiore, nel peggio, nel dove non possiamo respirare. Ci vuole portare fino sotto nella galleria per non farci più respirare, abbatterci e farci morire e restare lì. Questo è lo scopo suo. Leggiamo per comprendere quello che vogliamo dire con un po' di calma. In Matteo 8,24 si trovavano i discepoli sul mare ed ecco farsi in mare una così grande burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. Una grande tempesta, una grande burrasca, una grande tempesta. Guardiamo nel verso 25. I suoi discepoli accostatisi lo svegliarono dicendo, Signore, salvaci, siamo perduti. Vedi come lo leggo io con, con tutta questa calma, ma io credo che quando i discepoli gridarono al Signore non erano proprio calmi come lo dico io. Una grande tempesta, lui solo ci può salvare. Vedi come l'ho letto con calma, però voglio ripeterti, i discepoli quando gridarono al Signore non credo proprio che stavano calmi come me, e neppure come te che sei lì seduto o in piedi dove ti trovi, perché c'era in pericolo la vita, era un grande pericolo, c'era di mezzo la morte, la fine Dio ci deve aiutare a comprendere. Lui solo ci può salvare. Gesù entra in azione e ci aiuta. Guardiamo insieme nel verso 27. Ed è l'uomo che scende, si abbassa. Gesù è l'uomo Dio. Mettiamocelo qui dentro. Quando noi parliamo di Gesù, parliamo di Dio. Gesù è Dio venuto in carne, Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi, Gesù è l'Emmanuele, Dio in noi. Noi dobbiamo partire da un punto fisso, perché le gesta che lui ha dimostrato e dimostra ogni giorno, per tutto quello che gli fa, nessuno può fare le cose che fai tu se Dio non è con lui. Questa è la testimonianza di Nicodemo. Quando va da Gesù di notte per timore dei giudei e dice, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare le cose che fai tu. Lui era un dottore, un'altra categoria, dottore della legge divina, ma non dottore da Dio. Noi vogliamo coloro che ci parlano, non della legge, anche se quella è, è buona perché la legge... E istruzione e insegnamento ma che sia con l'equilibrio divino dentro che sia spiegata nel modo di come la vede Dio non come la vede un religioso una setta o una denominazione e quegli uomini ne restarono meravigliati e dicevano che uomo funziona tutto che uomo e mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono. Egli è uomo, ma è anche Dio. Questa è una prova convincente della sua Deità. Questi si trovano nel mare perché devono attraversare e il mare è incerto. Quando noi stiamo sulla terraferma o quando stiamo sul mare, dove ci sentiamo più in pericolo? Ci sentiamo più in pericolo sul mare, perché non abbiamo un punto fisso, non possiamo costruire, non possiamo, allora noi siamo fatti per la terra, il mare va bene se proprio è necessario. Ma qui vogliamo parlare in simboli stasera. Loro sono scesi, si trovano in un'area dove... E le cose non sono andate bene, hanno preso tanta paura, un po' con l'immagine quando noi ci troviamo in difficoltà, gridiamo al Signore e il Signore ci viene in aiuto. Ora, quando il Signore ci viene in aiuto, perché noi siamo obbligati a fare quella cosa, il Signore ci viene in aiuto. Ma se noi ne possiamo fare a meno di ricadere nella stessa cosa, allora dobbiamo orientarci di non ritornare più per ripetere lo stesso errore e per poi prendere la stessa paura, perché questo vorrebbe dire poi tentare Dio. Egli è uomo ma è anche Dio, questa è una prova convincente della sua deità. Questo mare non è un mare normale, è un mare proprio che sprofonda, non sotto le acque solamente, è un mare che già è al di sotto del livello del mare, cioè è 210 metri più basso del livello del mare. È proprio un pericolo, Dio ci deve aiutare. Ma guardiamo insieme cosa succede ancora in questo mare. Leggiamo nel capitolo 8 verso 31, proprio si segue una cosa dopo l'altra, il mare, il pericolo, gridare al Signore, ma succede un'altra cosa. C'era un indemoniato, poco lontano da lì, e i demoni lo pregavano dicendo: se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci. Un altro. Un'altra cosa che ci aiuta simbolicamente a, a comprendere è permettici di andare nei porci. I demoni non cercano di andare in un agnello, in una pecora, cercano di andare nei porci che già sono impuri. Cioè questi non cercano la luce, non cercano le cose buone come dire, cerca la miseria, cerca compagni. Molte volte dobbiamo stare attenti perché se noi non ci guardiamo e mischiamo tutto ci troviamo anche noi che facciamo pulisci, pulisci. Perché normalmente succede sempre così. Ogni categoria di, di animale quando si scioglie... Si confronta sempre con la propria categoria. Quando si scioglie un maiale va un maiale, quando si scioglie un asino va un asino. Così è un tipo di accoppiamento che questi simboli ci aiutano a comprendere che molte volte troviamo delle compagnie. Se un ubriacone lo trovi sempre con l'ubriacone, se un, eh, un ladro lo trovi con il ladro, se un mafioso lo trovi con uno dell'andrangda, però alla fine... Si, si associano sempre insieme queste categorie. Il pescatore va col pescatore, il cacciatore va col cacciatore, la miseria cerca compagnia. I demoni pregavano Gesù di non mandarli nell'abisso, ma di mandarli nei porci, almeno trovavano qualche rifugio. La miseria cerca compagnia. Impuri diventano contenitori di, di demoni, i porci per gli israeliti sono già animali impuri, non se li possono mangiare e questi contenitori impuri diventano contenitori di demoni. Dove non c'è purezza i demoni ci entrano facilmente, anzi per loro è un grosso rifugio, ma non finisce qui. Fatto sta che questi quando entrano in questi porci Pure i porci diventano ancora più cattivi, diventano più eh, eh, non si fermano perché queste forze li, 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 li travagliano in un modo forte. Guardiamo nel verso 32 cosa dice. Ed egli disse loro: Andate, ed essi usciti se ne andarono nei porci, ed ecco. Tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nelle acque. Allora quelle acque, immaginiamo, noi quando scendiamo c'è il pericolo, perché c'è stato il pericolo, hanno gridato al Signore, il Signore li ha liberati. C'è eh, la salvezza che viene dal Signore perché solo Gesù ci può salvare. Però quando restiamo in basso... Ci sono altre infezioni. E quel mare non solo ha creato il pericolo, ma ora è diventato anche un mare inquinato di maiali impuri e demoni che si sono buttati dentro là. Allora bisogna evitare a tutti i costi di restare in quel mare, di restare in quell'ambiente, perché abbiamo capito. Che scendere in basso non è per il credente. Il credente deve tendere a salire sempre perché se scende non trova nulla di buono: in basso il vento, le onde, i porci, gli spiriti immorti. cioè, dobbiamo uscircene. È per una intuizione spirituale: vuol dire che noi quando camminiamo dobbiamo guardare. Più verso l'alto che verso il basso, perché se ci attira il basso, abbiamo già capito che non c'è nulla di buono. Il nostro nemico vuole cercare sempre di tirarci più in basso. Perché una volta che siamo scesi un poco di più per salire, non ce la facciamo più. Ci incastra, ci seduce, ci porta lì e ci fa fuori. Mentre camminiamo. Dobbiamo vigilare, avere quel discernimento di evitare di scendere gli scalini, ma guardare sempre di salire. Perché tutte le indicazioni che noi troviamo nella parola del Signore è sempre che dobbiamo andare verso l'alto, verso l'alto, non ci sbagliamo mai, allora dobbiamo tendere. Come vediamo, io ho trovato. Nella parola del Signore la parola montagna, monti. Infatti, tutti quelli che vanno verso l'adorazione, verso il cercare Dio e si spostano verso l'alto, verso l'alto. Figurativamente parlando, noi dobbiamo protendere verso l'alto quando non abbiamo una indicazione, pre indicazione precisa. L'orientamento nostro, il discernimento nostro, quando scendiamo dobbiamo stare attenti perché poi non ce la facciamo più a salire. Manteniamoci sempre più verso l'alto nel guardare al Signore, come dice il salmista. Io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? C'erano tanti monti, il mio aiuto viene dal Signore perché il Signore si trova verso l'alto. Ci alziamo, andiamo verso di lui. Dobbiamo esercitare di continuare a guardare verso il Signore, con fiducia. C'è un'altra direzione per noi credenti, la montagna. Guardiamo in Matteo 17 da 1 a 4. I stessi discepoli che salgono verso la montagna. Matteo 17, da 1 a 4. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte. Verso 2. E fu trasfigurato dinanzi a loro. La sua faccia risplende come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Verso 3. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Verso 4. E Pietro prese a dire a Gesù, Signore, egli è bene che stiamo qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia. Gloria al Signore. Ora mettiamo sulla bilancia queste due posizioni, quella nel mare, giù in basso, il pericolo. Il Signore li ha salvati, ma è tutta una miseria. Verso l'alto non troviamo le stesse difficoltà, troviamo la rivelazione, troviamo il tempo di poter pregare. Di poter invocare il Signore, di cercare, infatti, troviamo spesso: se tu vai a cercare la parola montagna, Gesù si dirigeva verso la montagna per pregare, stava, non andava sul mare a pregare, camminava sul mare, ma non andava a pregare, cioè si spostava in posti sicuri dove aveva la tranquillità e noi guardiamo qui. Non gridano per dire salvaci, ma dicono è bello restare qui, vogliamo fare tre tente. Guarda dove arriva il desiderio di restare lì di Pietro che parla. Dice facciamo tre tente, una per te, una per Mosè, una per Elia. Pietro, nella presenza del Signore, su quella solida rocca poggiato, Egli ha la tranquillità tanto che gli piace restare in quell'ambiente che è senza pericolo perché lì c'è la gloria del Signore. E perché non c'è pericolo, non c'è eh, eh, movimento, non è traballante, è solido: è sulla roccia che questo Pietro perde coscienza per se stesso. Cioè lui non si ricorda che ha bisogno pure lui. Per lui è importante che sia Mosè, Elia e Gesù al sicuro. Lui si è dimenticato proprio di sé, mentre quando era nel mare in pericolo non si è dimenticato. Dio ci deve aiutare guardiamo in Luca 21,37 Luca 21,37 or di giorno egli insegnava nel tempio la notte usciva e la passava sul monte detto degli ulivi Andava a pregare, si spostava verso la montagna. Ecco, queste, queste cose ci aiutano per avere quell'equilibrio che dobbiamo avere. Nel nostro cammino, dobbiamo tendere sempre a salire, elevarci, sollevarci, protendere, guardare, attendere, voler ricevere. Deve essere un esercizio continuo. Quando scendiamo in basso i pericoli si aumentano sempre. Spesso troviamo Gesù e punti di riferimento verso l'alto, verso i monti, verso l'alto. Quando manchiamo di orientamento andiamo e guardiamo sempre verso l'alto, rivolgendo sempre il nostro cuore verso Dio. Perché se cominciamo a scendere nell'ansietà, nel panico, nello sconforto nella depressione verso l'alto c'è sempre aria di cielo c'è sempre ossigeno spirituale saliamo saliamo sempre c'è un cantico che voglio leggere insieme con te giusto per comprendere bene dice vuo venire o oh salvatore là con te sul monte questa è un'immagine che ci aiuta a comprendere quando camminiamo protendiamo sempre nel voler lasciare il basso e muoverci verso l'alto, come dire camminare nella luce o nel, non nelle tenebre. Una scelta continua e man mano un pezzettino alla volta, gli scalini giusti fatti per, i nostri, per le nostre gambe, ci troviamo sempre che quando guardiamo indietro diciamo grazie Signore che ho fatto un altro passettino. Mentre, se cominciamo a scendere, per salire poi facciamo fatica. Leggiamo insieme questo canto e poi andiamo al Signore. Vuoi venire, o oh Salvatore, là con te sul monte, là il tuo sangue sgorga ognor qual preziosa fonte. O oh Gesù, solo tu sei la mia vittoria, sempre in cielo, ed or qua giù ti do lode gloria. Al Calvario, agnel Divin, mi trovò il tuo amore e tu, stella del mattin, splendi or nel mio cuore. O oh Gesù, solo tu sei la mia vittoria, sempre in cielo, cioè nell'eternità continuamente, ed ora cominciamo da qua giù, ti do lode e gloria. Presso il Gorgota Gesù trovo aiuto ogni ora del tuo spirito, la virtù, quest'aria celeste che è lo Spirito Santo, l'alma mi rincuora. O oh Gesù, solo tu sei la mia vittoria, sempre in cielo ed or giù, ti do l'ode gloria, protendere costantemente verso la giusta direzione. Ai tuoi piedi attenderò, sempre fiducioso, Finché un dì, fino a quando dobbiamo camminare così? Finché un dì con te sarò, o oh, celeste sposo. Questo è bello, questo celeste sposo è proprio qualcosa di speciale perché ci fa vedere l'incastro che ci è stato di Cristo nella nostra vita per innestare il divino nell'umano. La sua presenza, la divinità nell'umanità che ci fa protendere verso l'alto. Ho detto qualche volta, lo voglio ripetere: gli scienziati si affannano a cercare l'anello di congiunzione per collegarci ad essere dei figli di scimmia, secondo un'evoluzione stupida che non ha né senso né ragione: c'è un'evoluzione, ma non è quella delle, delle razze. C'è un'evoluzione ma che è limitata nella sua qualità, e, ma Gesù è venuto per essere l'anello che mancava per farci diventare figli di Dio. Mentre gli scienziati studieranno una vita e forse non hanno molto da studiare perché il ritorno del Signore è vicino, non ce la fanno più perché non ce l'hanno fatta e non ce la faranno mai più perché... Non esiste un anello che ci congiunge ad essere scimmia perché la scimmia è restata scimmia e l'uomo è restato uomo e non c'è stato niente da fare. Le, le razze si limitano, come il cavallo con l'asino eh, possono partorire il mulo, ma il mulo non può fare figli perché Dio ha stabilito delle regole ben precise. Ora cercano con i geni di fare, ma quando arriviamo a questo come erano già arrivati al diluvio, che facevano incroci di animali con le persone, Dio si stancò e disse, mo li tolgo tutti via dalla, dalla terra, e fece pulizia completa. Ora ci stanno ricominciando un'altra volta a mettere la pecora eh, e tutte queste cose qua, non appena cominciano a farlo sull'uomo per innestare questi supermen e compagnia, lì Gesù dice, il Signore dice, basta perché il genere umano voi non lo potete manovrare come pensate voi, il genere umano non è in un computer, il genere umano è qualcosa creato da Dio, cercano di lavorarci sopra per tagliare alcuni geni, inserirci per farlo diventare come, come i mandarini senza seme e come i pomodori senza seme, ma l'uomo non appena si sposta in un altro poco, Dio taglia i ponti e si ferma tutto, o Gesù solo tu sei la mia vittoria sempre in cielo ed or qua giù, ti do l'oda e gloria allora stavo dicendo che mentre gli scienziati continuano a cercare l'anello di congiunzione per farci diventare figli di scimmie Dio ha creato un anello di congiunzione Gesù per farci diventare figli di Dio e tali siamo che per lo Spirito Santo hai innestato nel nostro nel nostro spirito la divinità e noi ci guardando verso l'alto, verso di lui, sviluppa dentro di noi quella comunione che la sentiamo tanto forte e vera e quando ci avviciniamo verso di lui e ci apriamo a lui, sentiamo delle ricariche speciali che gli fa nel nostro essere, che ci fa gioire nell'anima e nello spirito e sta bene anche il nostro corpo. Vogliamo andare al Signore, ci vogliamo spostare verso l'alto col cuore ci dobbiamo alzare. Va bene, andiamo insieme. Signore, noi ci spostiamo verso di te perché nelle burrasche della nostra vita e della nostra quotidianità sei intervenuto già tante volte e ancora adesso allunchiamo la nostra mano della fede verso di te per dirti vogliamo protendere verso di te perché sappiamo che da te Respiriamo aria celeste, sentiamo nella nostra vita il benessere che porta lo Spirito Santo che rinnova i geni spirituali del nostro essere, rinnova la nostra mente e il nostro cuore, ci fa sentire la tua divina presenza, ci arricchisce con la gioia della salvezza e lo Spirito Santo che ci mette in comunione con te. E sentiamo la tua divina presenza e noi insieme ti vogliamo ringraziare. O oh, mentre siamo davanti a te, Signore, vogliamo presentarti gli uni e gli altri. Mentre il fratello presenta a me, io presento il fratello, mentre la sorella presenta a noi, noi presentiamo alla sorella. Signore, aiutaci a metterci insieme per penetrare sempre di più. Nella tua presenza entrare sempre di più noi in te e tu in noi per avere quella fusione, quella comunione continua. Signore, ci sono anche dei bisogni che ti vogliamo presentare perché sappiamo che tu hai sempre la risposta. Tu conosci quanti hanno bisogno di salvezza. E gridano a te, Signore Gesù, tu hai detto chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Chiunque ti sta invocando, Signore, noi collaboriamo con la intercessione presso di te. E ti diciamo, Signore, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, continua a salvare. Perché è la tua volontà che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Per amore del grande Salvatore, il Figlio tuo, Gesù, continua a salvare. Fai scendere un'unzione potente per portare salvezza. Signore, ci sono tanti che hanno bisogno di luce spirituale per camminare insieme con te. Oh, tu hai una luce speciale che supera la luce del mezzogiorno. Non abbaglia, ma ci illumina che lo spirito tuo santo porti luce in ogni cuore che è alla ricerca della giusta direzione, della giusta via. Tu ci hai dichiarato che Gesù è la luce del mondo e egli stesso ha detto io sono la luce del mondo. Spirito Santo di Dio, porta quella luce che ogni cuore ha bisogno e che sta chiedendo. Noi ci associamo con chi sta chiedendo a te per essere di sostegno, per intercedere nel nome potente di Gesù Cristo. Signore, c'è un'altra categoria di quelli che soffrono, che hanno delle infermità, dei dolori, che sono brutti, Signore. Sì, noi lo sappiamo che non è solo qualcosa che eh, vediamo che si rovina nella nostra vita, ma il dolore, dove c'è dolore, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, o leghiamo, scacciamo nel nome di Gesù Cristo ogni infermità, dovunque Signore c'è un cuore che grida a te e che mette la propria mano dove sta presentando a te il dolore, quello che sente che deve essere toccato dalla tua mano, Signore, fa che la, la mano di ognuno che si tocca il dolore dove ce l'ha possa diventare la tua mano per portare guarigione. Signore, ti vogliamo presentare quanti sono sotto il dominio di Satana, di demoni, di forze, mani, mani, di, di forze spirituali nemiche nel nome di Gesù Cristo. Ogni cuore che in questo momento sta gridando a te per liberazione, noi scacciamo queste forze nel nome potente di Gesù Cristo perché Gesù ha dichiarato che ogni autorità gli è stata data e noi Signore sì. Tu l'hai ceduta alla tua chiesa e noi, come tuo popolo, prendiamo la tua autorità nel nome di Gesù Cristo. Sgridiamo queste forze che escano e lascino liberi quell'anime che cercano aiuto a te in questo momento, che cercano liberazione nel nome potente di Gesù Cristo. Signore, quanti matrimoni spaccati, quanta incomprensione, quante cose che vengono presentate a te che sono bisogni che solo tu puoi rispondere, abbiamo visto che tu sei l'uomo Dio, sei Dio venuto in carne e che hai il potere, come hai sgridato le onde del mare, hai fermato le onde ed hai fermato i venti ed hai sorpreso coloro che erano insieme con te, sorprendi questa sera con una tua parola di calmare quei cuori burrascosi Dio onde che vengono turbolenti nella vita di quanti hanno bisogno di sentire quella pace che viene da te. O sgrida tu stesso, e noi nel nome tuo lo facciamo. Quelle forze che vogliono ostacolare l'opera tua nella vita di tanti che invocano il tuo nome, Signore, ti vogliamo presentare in un modo speciale quelli che hanno cominciato a fare i primi passi insieme con te e trovano degli ostacoli perché il nemico cerca di mettergli lo sgambetto, cerca di frenare, cerca di mettere ostacoli davanti. Noi li presentiamo a te, Signore, nel nome di Gesù Cristo, ogni forza ed ogni essere ed ogni cosa che viene manovrata dal nemico per ostacolare coloro che vogliono camminare con te, noi rilasciamo il tuo fuoco consumante per distruggere ogni forza satanica e diabolica perché i tuoi figlioli possano camminare insieme con te di valore in valore per la gloria di Gesù Cristo. Signore, quante altre cose ci sono che noi non riusciamo manca a metterle insieme, ma dovunque c'è un cuore che grida verso di te, noi ci associamo insieme per sostenerli e per dire, Signore, rispondi perché il tuo nome possa essere glorificato, benedetto ed innalzato e che ogni cuore possa riconoscere che tu sei il figlio di Dio venuto in carne come il Salvatore del mondo e che sei pronto a salvare ogni volta che noi invochiamo il tuo nome perché la tua parola ci continua a risuonare nel cuore che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato e noi invochiamo insieme il tuo nome vieni Spirito Santo, vieni Signor Gesù ed opera nella nostra vita Te lo chiediamo tutti insieme, di pari consentimento, ci rivolgiamo a te, spostiamo il nostro cuore verso l'alto, verso di te, come la tua parola questa sera ci ha indicato, e ti diciamo: incontraci, Signore, ed opera secondo il bisogno di ognuno. Continua a restare con ognuno di noi in questa notte, col tuo popolo, e benedicici, te lo chiediamo, Padre Dio insieme di pari consentimento. Ti vogliamo ringraziare per questo spazio di tempo che tu ci hai permesso di restare insieme tra di noi e con te, con te e tra di noi avere comunione che è quella spirituale. Insieme ti vogliamo dire grazie, Padre Dio, nel nome del tuo figlio Gesù, il nostro salvatore e signore della nostra vita. A te rendiamo lode, onore e gloria per tutta l'eternità. Non ci fermeremo perché sappiamo che tu sei dalla nostra parte ed anche se c'è qualche piccola tempesta, ma tu sei insieme con noi. E quando noi gridiamo a te, anche se dà l'impressione che non rispondi perché dormi, ma sei pronto a mettere calma in ogni cuore, in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni area dove viene invocato il tuo nome e noi Padre Dio ti vogliamo ringraziare. Amen, amen, amen. Dio ti benedica. Ci vediamo domani mattina alle 10.30 per la solita visita pastorale. Prendi nota dove abbiamo letto che lo Spirito Santo ti aiuta a recuperare qualche altra indicazione che viene da lui che ti aiuta a comprendere meglio quello che insieme abbiamo condiviso stasera. Prendi nota Matteo 8, 24 e 25, 8, 27, 8, 31 e 32, Matteo 17 da 1 a 4, Luca 21, 37. Pace e buonanotte, a domani mattina. Dio ti benedica.